Per garantire la stabilità, la Presidente interrompe e toglie il microfono all'onorevole Aguilar. Onorevole Benifei. Sì, Presidente, con l'escalation e dichiarazioni tra Pyongyang e Washington cresce il pericolo per la sicurezza mondiale. Abbiamo sottovalutato la minaccia quando il Paese si ritirò dal trattato di non proliferazione nel 2003. Ora il tema torna attuale, ma poco si parla del fatto che proprio quest'estate è stato approvato presso le Nazioni Unite un trattato che proibisce le armi nucleari, votato da 122 paesi. Nella risoluzione dello scorso ottobre questo Parlamento si è espresso in suo favore per un ruolo attivo dell'Unione, per un mondo libero da armi nucleari, pericolose in primis per chi le detiene, gli strumenti ci sono, ma manca ancora la volontà politica per realizzarlo. Ci auguriamo che anche con il contributo dell'UE si apra un tavolo di negoziato per una soluzione diplomatica, riprendendo il modello dell'Iran, ma forse è venuto il momento di andare oltre con coraggio e proporre un percorso per la denuclearizzazione regionale e globale, unica prospettiva a lungo termine per garantire davvero la sicurezza del genere umano. Grazie. Mes signes étaient pour vous montrer d'aller un petit peu moins. Dovrebbe parlare un po' meno velocemente, onorevole Benifei. Onorevole Sala, per un minuto. Colleghi, l'Unione non ha alcun ruolo significativo nella crisi nordcoreana.